Vedete, ci sarà un giorno nel quale questo mondo per noi terminerà, come per tutte le persone buone, belle, care che abbiamo visto già partire. Sapete, vi confesso che il primo pensiero quando viviamo l'esperienza della morte, quando qualcuno a noi caro, quando qualcuno a me caro anche ho visto partire, il primo pensiero che ho avuto dentro di me, proprio in quei primi istanti, nelle prime ore, è quasi dire: ma che cosa vedi ora, ora che sei arrivato, ora che i tuoi occhi si sono aperti in un'altra dimensione, quella che hai sempre sperato, che hai sempre desiderato nel tuo cuore. Ecco, io credo che ciascuno di noi arriverà a oltrepassare quella soglia, a capire tutto, se così possiamo esprimerci. Ma questo, ecco, non ci deve ogni volta far tornare indietro con i piedi per terra e dire: ecco, un giorno sarà, nella bontà del Signore contempleremo, vivremo quello che Lui ci farà vivere, ma oggi voglio stare con i piedi per terra, sono contento di dove sono, di quello che capisco, di quello che vedo, perché in tutto quello che sto vivendo c'è già un anticipo di quello che sarà. Mi fido del Signore, è Lui il buon pastore, sono nelle mani giuste, non ho fretta, ma neppure ho tutta, diciamo così, neppure, ecco, ci vogliamo fermare, e il Signore questo non lo permetterà. Mi auguro con tutto il cuore che ciascuno di noi possa con questa certezza proseguire il proprio cammino dietro al buon pastore.